Tutti e ben ritrovati in questa nuovissima edizione di C3T News, una giornata importante che riguarda l'acquedotto del Fiora, il quale ha instaurato e più che altro ha stabilito i nuovi lavori per quanto riguarda la dispersione idrica, lavori che sicuramente hanno migliorato per quanto riguarda le dispersioni. In questo momento sono al 15%, un dato importantissimo che ha portato Siena al terzo posto fra le città toscane, solo dietro ad Arezzo e Livorno. Ci racconta tutto dunque Gennaro Groppa nel servizio. In un periodo storico nel quale la siccità e l'emergenza idrica sono divenuti sempre più spesso temi di attualità, la questione della riduzione dello spreco idrico assume sempre maggiore rilevanza, con azioni che devono essere orientate in tal senso da parte dei singoli cittadini, così come dalle aziende che operano nel settore. Sullo sfondo poi rimane sempre anche il tema, anch'esso centrale, del costo dell'acqua pagato dai cittadini. La dispersione idrica nel territorio del comune di Siena è al 15%, nel territorio provinciale senese è invece al 35,5%. È il terzo dato più basso e quindi migliore per quel che riguarda i territori provinciali in Toscana, dopo quelli di Arezzo, 25,5%, e Livorno, 32%. I dati peggiori invece si registrano a Grosseto, 52,5%, e soprattutto a Massa Carrara, 55,8%. La media toscana della dispersione idrica è invece al 42,8%. Queste statistiche sono fonte Istat con elaborazione della Coldiretti. Il tema della dispersione è centrale, appunto, in un momento nel quale si parla di emergenza idrica, di interventi e lavori effettuati dai gestori per ottenere risultati in tal senso e di consigli forniti ai cittadini in modo tale che risparmino e non sprechino acqua, anche perché il costo di questa fonte di vita continua a essere alto anche nel territorio senese. Da Coldiretti evidenziano che dalla disponibilità idrica dipende la produzione degli alimenti base della dieta mediterranea, dal grano duro per la pasta alla salsa di pomodoro, dalla frutta alla verdura fino al mais per alimentare gli animali per la produzione di formaggi, carni e salumi. I nostri cittadini devono collaborare insieme a noi, i nostri progetti educativi volti ai ragazzi per costruire una nuova generazione consapevole di un uso sostenibile delle risorse, ma tutte le azioni che ogni giorno quotidianamente si svolgono in casa, dalle più piccole azioni come farsi la barba col bicchiere e non usando l'acqua in scorrimento, ma tante altre azioni